Ecco qua, questo è un caso di frattura del menisco. Potrò ancora giocare, professore. A quale squadra appartieni? Sportiva Monzese. Ah, e sei un bravo giocatore? No, bravissimo. Anche la Gazzetta dello Sport ha parlato di lui, eh? Non potrò più giocare, vero? Te lo dirò dopo l'operazione, per adesso riposati. Radiografia nelle due proiezioni. Va bene. Ho seguito il caso, professore. Decorso regolare. Può riprendere la dieta normale. No, dottore, scusi. Non può mangiare. Questa notte non ha tenuto il cibo. Beh, veda di che si tratta, la prego. Gli hanno fatto la radiografia? Sì, professore. Le laste sono sul suo tavolo. Ne è proprio sicura? Sì, professore. Peccato. Mi piacerebbe che lei si sbagliasse qualche volta, Soranna. Una volta ogni tanto.
Andiamo, venga, e non se la prenda. Lei ha sempre voglia di scherzare, professore. Ah, si sta rimarginando. Come si sente oggi? Lei non lo sa che il miglior collaboratore del medico è il malato? O forse non ha voglia di guarire? La cosa non gli interessa? Beh, continuate la cura. Estratto di fegato e vitamine. Vediamo, e tu? Malissimo. Cosa ti senti? Fame. Guardi qua. La più piccola la danno sempre a me. Le suore mi odiano. Non mi vogliono dar da mangiare. Ci penserò io. Dieta completa. Gupen. Ha sentito? Bisogna aiutarsi a guarire. Quella non aspettava altro che io mi ammalassi per liberarsi di me. Non mi ha mandato nemmeno una lettera, una riga, niente. Oggi verrà. Oggi è giorno di visita. Non si faccia trovare così. Le mandi il barbiere. Suor Anna. Oggi è a digiuno. E non fumare, che sarà meglio. Mi opera lei, professore? Sì, domattina. Hai paura? No, no. Buongiorno. Arrivederci, ragazzi. Professore, buongiorno. Ai! Sta benissimo. Tutta una commedia per non andare in carcere. Penso di doverlo tenere qui un'altra settimana. Oh, grazie, professore. Sorella, non potrei avere un libro da leggere? Mica la storia sacra, no, eh? Ho capito, capito, ma non le farebbe male leggerla. Il 5 può andare via domani, oramai... Professor Ferri, è atteso in sala operatoria. Professor Ferri, ora vado a dare un'occhiata ai nostri due turisti e mi raggiungo immediatamente. Lei faccia la corsia 2, lei sì. Venga con me. Sì. Buongiorno, colonnello. Buongiorno, cara. Cosa lì? Non vorrà mica farmi l'iniezione, eh? No, no, stia tranquilla, per la signora di là, le han portato l'aranciata. In ritardo? Guardi che schieramento! Provi a mangiare, se è capace. Come, come, come? Professore, mi sento tanto male. E il professore? È in sala operatoria, ha un caso urgente. E quel dottorino giovane, tanto simpatico, dov'è? Eh? Faccia presto, faccia presto. Che sono nervosa, su. E non mi faccia male, sa? Non mi faccia male. Non mi faccia perdere tempo. Che soffro già tanto. Lei mi detesta, vero? Sì, lo so, lei mi detesta. E io sono così sola. Così sola. Non vedo l'ora di uscire da questo ospedale. Uscire presto. Altre pinze mostardine. Coraggio, faremo presto e lei non sentirà niente. Bobo, cosa verrà del mio bambino? Dopo l'operazione penserà lei al bambino, stia tranquilla. Polso 120, pressione 90. Le ho fatto fare una fleboclisi. Sì, lo so. È come se fosse già morta. Vengono sempre da noi quando è troppo tardi. Ma anche se c'è una probabilità su 1000, bisogna tentare. Tutto pronto, professore. Grazie, Solanna. Lettere. Il bambino. Il mio bambino, sorella. Oh, sì, sì, il bambino. Non ci pensi adesso. Respiri profondamente. Può cominciare, professore. Aghi.
14. Su, dove? Il 3. Tamponi. Campo Refedrina. Professore. Intracardiaca. Il caffè, professore. Hanno ragione i miei colleghi. Operare soltanto quando il risultato è sicuro. Ma malgrado i miei 20 anni di esperienza, è un'idea che non riesco ad accettare. Lo sapevamo che le tentava l'impossibile. Professore, il 36 è pronto per l'operazione. Penicillina, penicillina. Adesso morirono tutti la penicillina. E poi si muore lo stesso. Hai Bono? Sì, eccolo. Oh, ci voleva, eh? Non lo dirò a nessuno, sai? Dov'è il tuo papà? Eh? Non ce lo vuoi dire? Me ne frego, io non sono professore. Io sono il marito. Voglio sapere che dati permesso di portare via mia moglie. Quasi quasi di qua come se non potessi. Non credi! Altrimenti la faccio mettere alla porta. Sei qui. Andiamo via. Sai cosa ti ho fatto di tua madre? Non parli così davanti al bambino. Io parlo. Parlo perché so quello che dico. L'hanno portata via senza il mio permesso. L'ha vita ammazzata. Sì, l'hanno ammazzata! Ma si vergogna! Dov'era lei quando hanno portato qui sua moglie? Io ero in giro, io. Sono sempre in giro, io. In cerca di lavoro. Lei è ubriaco. Vada. E il bambino? Lo teniamo noi qui. Venga a prenderlo quando ha trovato lavoro. E non torni in queste condizioni. E lei, mia moglie, potrei vederla? Accompagnalo. È del bambino che ne ha. Non faccia ricoverare in pediatria, poi parlo io col professore. Ma sì, tanto quei rimedi della scienza moderna. Qualche cosa li troveranno. Siamo tutti ammalati. Dove lo sta portando? In pediatria. E perché? Me l'ha detto Soranna. Soranna? Dobbiamo ricoverarlo per qualche giorno, madre. È necessario, è un caso... Va bene, lo porti via. Perché vuol mentire, sorella? Quel bimbo non è malato. Ma non potevo lasciarlo con suo padre. Non eri in condizione di... Dovrebbe sapere che l'ospedale non è una pensione di famiglia. Vada pure. Oh, Anna cara.
Buongiorno. Luisa, questo è Giorgio. Non è vero che è bella? Sai, era tanto curioso di conoscerti. E tu che ne dici? Ho scelto bene? È simpatica? Sì, molto. Quando vi sposate? Domani, Anna. Te l'ho scritto? Ci teniamo tanto che lei venga al nostro matrimonio. Sì, anch'io vorrei, ma credo che non potrò. Almeno la cerimonia in chiesa. Poi la riaccompagniamo subito qui. Vi ringrazio, ma proprio non posso. Lo vedi, Giorgio, te l'avevo detto, ha paura di uscire di qui. Paura? E di che? Ci sono qua io per difenderla. Non le viene qualche volta il desiderio di vedere il mondo, un po' di gente? C'è tanta gente qui. E questo è il mio mondo. Lo vedi, è inutile insistere. Lei è felice qui dentro. Sì, è felice. Accetterai almeno i confetti? Ah, che stupida, quasi mi dimenticavo. Scusami, caro, devo dire due parole a mia sorella. Anna, lascio la casa dove abbiamo abitato tu ed io. E nel vuotare i cassetti ho trovato queste. Non so se ho fatto bene a portartele. Hai fatto bene. Beh, allora andiamo. Tu avrai da fare, vero? Grazie di essere venuta, Luisa. Grazie anche a lei, Giorgio. E tutti i miei auguri, di vero cuore. Domani pregherò per voi. Addio, Anna. Arrivederla, suor Anna. Mi perdoni, madre, se venga a disturbarla nel suo lavoro, ma devo parlarle. Bene, l'ascolto. Ho bisogno di lei, madre. Lei mi deve aiutare. Aiutarla io? E come? Tempo fa le ho chiesto di mandarmi alla casa madre. Vorrei pronunciare i voti. Io l'aspettavo per questa sera, sorella. E non so cosa l'abbia spinta a venire ora. Ma già che è qui, voglio essere franca. Lei non mi sembra ancora matura per i voti. Vede, la decisione che lei vuol prendere è grave, molto grave. E lei non può, non deve agire spinta da non so quale impulso. Lo so, lei dubita della mia vocazione. E con ragione, sorella. In tutti i suoi atti trovo che c'è qualcosa di troppo terreno. I suoi slanci, la sua mancanza di riflessione mi spaventano. Lei è troppo legata agli affetti umani. Madre, io credevo... Non importa quello che lei crede. Importa quello che vedo io, che ho tanti più anni ed esperienza di lei. E non è il caso che le rammenti per quali strane circostanze è venuta tra noi. Io vedo più lontano di quanto immagina. Lei è un'ottima infermiera. Il suo zelo, la sua abilità l'hanno resa indispensabile qui. Forse, sorella, in questo momento lei sta per superare la prova decisiva. Ed è solo restando qui, fra queste mura, e lottando contro se stessa che lei potrà dire domani di avere vinto. Sì, madre. Ora vada pure. Preghi il Signore e riprenda con umiltà il suo lavoro. La strada la trovi? Sì. Qui dietro c'è un'osteria, ma per stasera tira dritto. Sì, sì, me ne vado a casa. Arrivederci. Arrivederci. Mi fa accendere, dottore. Serata calma, vero? Fortunato lei per la sua prima notte di guardia. Se non succede niente, sono rimasto solo. Solo perché? Landi è andato a casa, si sentiva male. Si sentiva male? Oh, poverino, mi dispiace. Ma vedrà che non succede niente, ve lo sento io. Speriamo bene. Se c'è qualcosa mi chiami. Va bene, dottore. Devi dormire, Corrado.
casa. Sì. E va bene, stai così. Dormi, caro. Voglio andare a casa. Finalmente! Sa che sono 32 minuti che l'aspetto? A chi tocca? Tocca a lei, bellezza! Ah, ecco qua! Uno, due e tre! Sono stanchissima. Tutte scuse! Oh, oh, oh. A proposito, corremoci che la signora di là sia la vedova di una sciarpa Littorio. Che ne dice lei? Mi interesserebbe approfondire. Perché anche lei... Io? Io sono antifascista dal 21? Muova, muova! Beh, dove va? Due autoambulanze. Ma lasci perdere, c'è Sor Angela di turno. Mi scusi, colonnello. A per Dio! Non si riesce a terminare una partita! Dottore, dottore. Via, via, medicazione. Dottore, io venivo sulla strada di Lambrate. Andavo dalla mia mano, quasi sulla cunetta. Vedo l'Aurelia che viene giù a più di 100 in curva. Ma quello lì l'è matto. Oh, mica colpa mi. Sì, sì, va bene, fate il verbale. Stato di shock grave. Le pupille non reagiscono. Bisognerà operare. Medicatelo intanto. Meno male che c'è anche lei. È grave. Molto, e ho paura che Manzi non sia all'altezza. Camfora e caffeina, i prelevi un po' di sangue per l'esame del gruppo. Sorella, mi passi un po' d'alcol, per favore. Cosa? Si sente male? No, no. Vada a dormire, lei è stanca. Un momento, lasci che l'aiuti. Ma non si può far niente per avvertirlo? Dove è andato? Dove? Ho capito, va bene. Grazie lo stesso. È grave, dottore. E come posso dirlo così senza neanche un esame radiologico? Certo che è grave. Ha parlato con il professore? Ho telefonato adesso e a teatro. Allora opera lei? È naturale, chi vuole che operi? Tra 20 minuti operiamo, preparate per l'intervento. Presto, la prego, presto. Aspettami qui.
tratta di qualcuno che lei conosce, sorella. La madre superiora lo sa che lei è uscita? No. Avrebbe dovuto avvertirla. Sì, avrei dovuto. Un altro guanto. Andiamo, andiamo. Si calmi, si calmi. Professore, buonasera. Buonasera. Come mai qui? L'hanno avvertito? Avvertito? No, no, affatto, nemmeno per sogno. Ero venuto per un mio ammalato. Perché? C'è qualche difficoltà? Un caso piuttosto grave, professore. Un uomo investito. Faccio una laparotomia esplorativa. Beh, va bene, è un gioco da ragazzi. Si apre e si guarda. Professore, non vorrebbe dargli un'occhiata a lei? Se proprio lo desidera. Grazie, professore. Un camice. Lo sa che la mia prima notte di guardia mi è capitato esattamente lo stesso caso? E avevo qualche anno meno di lei. I guanti. A quei tempi non si prendevano tutte queste precauzioni. La chirurgia era ancora considerata un'arte nobile. Sor Anna, lei è stanca. Non abbiamo bisogno di lei. E anch'io naturalmente ero un po' emozionato quella notte. Mi ricordo che mi tremava la mano quando... La visco me la cuscia. Per forza, hanno i soldi, l'automobile. Se tutti andassero a piedi come me, di disgrazie ne succederebbero molte meno.
Vittorio, qual è il favorito? Il favorito? Te lo dico domani, eh? Due cocktail champagne al numero 7. Ti ricordi che noi siamo qui per servire il pubblico e questo è un locale notturno, non è il teatro dell'opera. C'è un cliente che vorrebbe offrirle qualcosa. Mi dispiace, ma per contratto sono obbligata a fare 3 numeri, non a sedermi al tavolo dei suoi clienti. Di che cosa si lamenta? Non le bastano 15.000 lire per sera. Non capisco che diavolo ha in testa lei. Non l'ho chiesto, non mi va. Scusa. Ho dormito tutto il giorno. Dormito? Ciao, bellezza. Quando? Mai. Come stai? Ciao, non sei entrato, ti cercavo tra il pubblico. Ah, scusami, ho fatto tardi. Anche questa sera? Veramente non ho fatto tardi. Ma non mi piace stare in mezzo a quella gente che ha il diritto di guardarti soltanto perché paga. Prego, passa. Ci sei stato anche tu fra quella gente, no? Sì, hai ragione, ma allora era diverso. Ti consideravo soltanto una bella ragazza. Sono venuto con questa fuoriserie, ti piace? No. Beh, ma per questa sera ci devi salire lo stesso, mi dispiace. Dove vogliamo andare? Anna, sai che non mi finiva più questo pomeriggio? Era il desiderio di vederti, ecco che cos'era. Davvero? Certo. Guardavo ogni quarto d'ora l'orologio. Ed era sempre presto. Allora ho inventato qualche cosa per passare il tempo. Sono andato a comprare dei pezzi di ricambio per il mio trattore, dei pezzi che assolutamente non mi servivano. Me ne sono accorto dopo. Che silenzio, vero? Sembra di essere lontanissima dalla città. Perché non vieni da me, domenica? Ti presenterò a mia madre, vedrai la nostra casa, la campagna. Io sono nato là e mi sembra il posto più bello del mondo. A te non piace la campagna? Sì, mi piace, ma non ci vado mai. Non so più nemmeno com'è fatta. E poi, dopo la prima boccata d'aria, ci sono le zanzare, le formiche, i moscerini, uff, no. Anna, perché accetti la mia compagnia? E tu perché vieni a cercarmi ogni sera? Beh, l'hai capito, no? No. Sono 2 anni che lavoro nei locali notturni e quando un uomo viene a cercarmi so già cosa vuole. Ma non sono ancora riuscita a capire te. Sai far bene la corte alle ragazze. Non ti sto facendo la corte. Ti sto chiedendo di sposarmi. Non è possibile. Andrea, qualche volta penso di aver sbagliato tutta la mia vita. Perché dici questo? Non farmi più domande, ti prego. Lasciami, voglio andare a... A niente, voglio andare a casa subito.
Si può sapere che ti succede? Voglio essere lasciata in pace. Il mio destino non è quello di fare la moglie. È inutile che venga a conoscere tua madre per recitare la parte della fidanzata. Bene, se è così, questa è l'ultima volta che ci vediamo. Dove ti posso accompagnare? A casa? Sì. Perdonami, Andrea. Le tue parole mi avevano fatto felice. Dovevo reagire. Non sono cose per me. Mi perdoni? Non ti capisco. Non puoi capire. Ti prego, non domandarmi più niente. No, Anna. Ma un giorno tu me lo dirai. Sai che hai corso un bel rischio? Stavo per fermare la macchina e prenderti a schiaffi. Saresti stato capace? Sì. Verrai domenica? E tu verrai a prendermi qualche sera? Sì. Va bene, allora verrò domenica. Buonanotte, Andrea. Buonanotte, Anna. Sei tornata? Già. E rispondigli! È la terza volta che chiama questa sera. E io devo alzarmi presto domani mattina, sai? Io ho sonno! Oh! Ti stai innamorando di quel contadino? Forse. Scommetto che ti ha chiesto di sposarlo. Sì. Allora è finita fra noi due. Thank you.
quei fiori cosa sono? Patate. Anna, guarda, prendi, porta fortuna. Ah, ecco. Grazie. Buongiorno, mamma. Buongiorno, cara. Mamma, questa è Anna. Piacere. E questa è la sorella, come si chiama? Luisa. Come? Luisa. Ah, Luisa, benissimo. Ma non perdiamo tempo, non vorrei far tardi alla messa. Dai una voce a tua sorella che si sbrighi. E loro non vengono alla messa? Credo di sì. Ah, bene, andiamo. Dammi il braccio, caro. Ciao, Lucia. Ah, presentatevi voi. Lucia e Sergio. Un piacere. Luisa. Anna, mi vuoi sposare? Quando ero piccolo giocavo sempre là. Facevo il brigante e quello era il mio covo. Non avrei dovuto venire. E non lasciavo passare mai nessuno. Non ti piace la mia casa? Mi piace troppo. Venendo qui pensavo che sarebbe stata una bella vacanza d'un giorno. Ora è molto di più. Pagherò care queste ore. Cos'è cambiato dall'altra sera? Niente. Non è cambiato niente. Proprio per questo. Anna, perché non hai fiducia in me? Oh, fiducia. No. Tant'è vero che se ho voluto sapere qualche cosa di te ci sono dovuto arrivare da solo. Che vuoi dire? C'è di mezzo un uomo, non è così? Chi te l'ha detto? Nessuno. Ho tirato a indovinare, non è difficile. Sì, non è difficile. E non è neanche interessante. Sono una ragazza che non vale niente.
Non te ne sei accorto? Anna, ti voglio bene. Per questo voglio sapere. Lo ami? Che te ne importa? C'è un altro uomo. Non ti basta? Voglio sapere se lo ami. Rispondi. Lo odio. Da quando ho conosciuto te. Ma se lo vedo, se sento la sua voce, c'è qualcosa che si sveglia in me. Qualcosa che non posso dominare. Sapessi quante volte ho cercato di sfuggirgli, ma è stato inutile. Andrea, ho vergogna di me stessa. È come se ci fossero due persone in me. Una è quella che tu ami. L'altra, non posso dirlo. Adesso sai la verità. Portami via, senza che nessuno mi veda. Fermi così. Sorridete. Ecco fatto. No, non fate quella faccia, ce ne andiamo subito. Voglio aiutarti, Anna. Sento che posso avere fiducia in te. Nella vita si cede a tante tentazioni. L'importante è uscirne, puoi farlo. Ti amo, Anna. Aiutami tu, Andrea. Tienimi sempre così. Non lasciarmi più andare. Anche io ti amo. Con tutte le mie forze. Devi credermi. Questa è fatta. Questa notte ne ho abbastanza. Beh, com'è andata? Bene, ma non finiva più. Ancora un po' e mi addormentavo io invece del paziente. Se passa la notte, se la cava. Senta, professore, non deve credere che io non mi sentissi sicuro. A chi dice niente? Non ho nemmeno pensato. Sa, l'emozione, la prima volta... Certo, certo. Ho fatto tutto quel che potevo, sorella. E adesso preghi Dio, se si sente in condizioni di farlo. Buonanotte. Grazie. Comunque, mio caro collega, quando ha tempo, cerchi di dare una ripassatina alle sue dispense di chirurgia addominale. C'è sempre qualcosa da imparare. Certo, professore. Buonanotte. Buonanotte. Se non è tranquillo, gli faccia un'iniezione. Bene, dottore.
Facciamo un attimo, aspetta. Siamo pari tu ed io o ti devo qualche cosa? Adesso glielo dico subito. Una sciocchezza. Ah. Tieni. Le do subito il resto. Di un po'. E quella ragazza? Chi? Anna. Anna? Non è possibile che non si possa neanche ballarci insieme? È difficile andare da genio. Oh, buonasera. Buonasera. Cosa le diamo? Non so. Un cognac. No, 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 mi permetta. Per lei ho qualcosa di meglio. Ecco. Provi questo. Dopo si sentirà un altro uomo. Un altro uomo? No, no, grazie. Mi accontento di essere quello che sono. La signorina beve questa. Manhattan. Balliamo. Volentieri. Questo sembra che le vada a genio, no? Crede? Beh, dammi questo resto. Ce lo giochiamo, vuole? Paradì per Dio. Sono tanto contenta che tu vada d'accordo con Andrea. Gli vuoi molto bene, vero? Sì. Ancora 10 giorni e cambia tutto. Il direttore vorrà doppiarmi la paga se resta al club. La paga. Se sapessi i progetti che abbiamo fatto con Andrea. Oh, Anna, sono felice. Vittorio, gliel'hai detto che ti sposi? No. E non hai intenzione di dirglielo? Perché? Credi che abbia paura? Ho deciso di non vederlo più. Buonanotte, Anna.
Anna. Che ti è successo? Come mai qua? Niente, ero stanca di stare in città. Ho rotto il contratto e sono scappata via. Vieni, andiamo. Andrea, una volta mi hai detto che se avessi voluto venire da te, nella tua casa... Cosa c'è, Anna? Niente, forse sono stata troppo impulsiva. Ho agito senza pensare. Anna, dimmi la verità. Andrea, non dovevo venire da te. Ma tu sei l'unico rifugio che mi resta. Devi aiutarmi. Lasciamo più andare via, vero Andrea? Ma che hai? Hai pianto? No, niente. Mamma! Guarda chi è venuto. Anna, sono felice di rivederti. Mamma. Anna rimarrà qui con noi. Abbiamo deciso di sposarci il più presto possibile. Anna. Oh. Lasciate lì i bagagli. Togliete la fodera allo specchio e sistemate i materassi. Vorrei il collo un po' più alto. E la gonna dovrebbe cascare meglio davanti. Poi anche qui, stringere un poco. Come mi sta dietro, Luisa? Ti assicuro che non ho mai veduto un abito così bello. Neanch'io. Sia tranquilla, signorina, è perfetto. Allora si tratta solo di quei pochi ritocchi. Chi è? Sono io. No, Andrea, non entrare, non puoi vedermi. No, no, non puoi. Porta sfortuna. Va bene, torno fra poco, appena è finito. Sì, Andrea. Per questa sera è finito, eh? Sì, sì. Luisa, come sta camminando? Bene, benissimo. Ho un lavoro da poco, signorina. In un'ora tutto è finito. Se ci fosse una macchina da cucire, potrei farlo qui. C'è una macchina da cucire alla villa. Ah, allora, signorina, vedrà che tutto andrà bene. Senti, Lucia, per favore, accompagna la signorina alla villa. Vado anch'io. E di' ad Andrea che lo raggiungo subito. Va bene, Anna. Luisa, eccomi. Cosa fai qui? Sono venuto a trovarti, così, a prendere una boccata d'aria. Devi andartene via subito, Vittorio, ti prego. Non ci penso nemmeno. Vedo che ti sei sistemata, eh? Vai via, non devono vederti qui. Vieni, presto, andiamo via. Anna?
Potevi almeno salutarmi prima di andartene. Ti chiedo scusa, Vittorio. Ma adesso lasciami stare. Non farmi più del male. Io voglio veramente bene ad Andrea. Ne sei proprio convinta? Sì, Vittorio. Domani mi sposo. Ah. Se è così, non verrò più a seccarti. Cosa vuoi? Le chiavi, non me le hai restituite? Non ricordo dove le ho viste. L'ho vista quando le hai buttate via. Non volevi essere tentata di ritornare, vero? Eri certa che saresti tornata. Cerca di capirmi, Vittorio. Non potevo più continuare con te. Tu mi hai fatto solo del male. Più conosco Andrea, più capisco che non potrei vivere con un uomo come te. E se lui sapesse quello che c'è stato tra noi? Sa tutto, glielo devo dire. Forse non gli hai detto tutto. Lasciami. Non vorrai farmi credere che gli vorrai bene. Sì, lo amo. Dillo ancora. Dillo. Lo amo, dillo. Lo amo, lo amo, quanto odio te. Lasciami. Anna. Anche dopo mi verrai a cercare. Sarai tu che verrai a cercare. Non sei niente per me. No. Via, fuori. Tu vieni con me. No. Mi hai fatto diventare un assassino. Non voglio più vederti. Vai via. Vai via!
È inutile, Luisa. Ho deciso. Ma è assurdo. Andrea sarà assolto. Vuol rivederti, sposarti appena possibile. Troppo tardi. Non so come spiegarti. Ma qui ho trovato qualcosa che non sapevo esistesse. Qualcosa che ho sempre cercato, senza rendermene conto. Non uscirò più di qui. Arrivederci, Luisa. Cerca di spiegargli. Lasciami. Anna, senti. Non deve affaticarla adesso. Ha bisogno di riposo. Non riesco a capire, ma è così cambiata in questi giorni. Sua sorella attraversa una grave crisi, molto più morale che fisica. Niente le impedirebbe di essere felice ora. E lei crede di sapere dove è la vera felicità? Se sua sorella ha deciso di restare fra noi, sarebbe un errore cercare di impedirglielo. È venuto il momento in cui deve scegliere tra due vie, il mondo e Dio. È libera. Sono io, Andrea. Sono Anna. Guardami. No, tu non sei Anna. Guardami. Andrea. Sì, sono Anna. Abbiamo sofferto tanto. Ma ora è finita, no? Sì, è finita. Potete andarvene tranquilli. Adesso è fuori pericolo. Grazie, professore. Non sappiamo come ringraziarla. Bene, bene, bene. Se la temperatura aumenta, gli faccio immediatamente un'altra iniezione. Ma lasciatelo un po' in pace. Capito? Ha soprattutto bisogno di riposo. Bene, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Arrivederlo, professore. Buongiorno. Buongiorno, rivederla. Tom, sua Anna. Mi aspettava? Sì, professore, c'è quel ferito, quel detenuto, sa, domani dovrebbe uscire, per lui vuol dire entrare in prigione.
Sì, sì, ho capito. Beh, vedremo. Ma lei mi ha l'aria di non aver dormito tutta la notte. No, professore. Ma perché? Non c'è più ragione di preoccuparsi. Ormai è fuori pericolo. E anche per merito suo. Le volevo chiedere, come ha trovato lo spettacolo? Lei mi deve aiutare, professore. Io non posso più stare in questo reparto. Sì, capisco. È difficile. Impossibile. E non ho il coraggio di andare dalla madre superiore. Dovrei dirle troppe cose. Mi faccia trasferire lei con una scusa qualsiasi. Se bastasse una bugia per aiutarla, non esiterei, ma non servirebbe a niente. La sua presenza qui dentro è necessaria, indispensabile. E poi, mi piace vederla, trovarla sempre qui, sentirla lavorare al mio fianco. Lei mi è di grande aiuto. Attenta, precisa e al tempo stesso così impulsiva, così generosa. Troppo, forse. Non parli così, professore. Certamente. Ha ragione. Ma siccome lei è venuta a chiedermi qualcosa che non ha niente a che vedere col servizio, mi sono permesso di dirle la mia opinione. Lei deve impegnare battaglie, altrimenti non riuscirà mai a veder chiaro in se stessa. Ma resti qua, suor Anna, mi creda. È un discorso da egoista quello che faccio. Tutti qui abbiamo bisogno di lei. Grazie, professore. Grazie tante, cara. Oh, scusi, permette? Colonnello Rodolfo Zenner. Piacere. Ah, ma lei è il mio vicino di camera. Io le confesso che ero curioso di conoscerla di persona. Ma io conoscevo già la sua voce, sì, specie gli urli per via delle iniezioni. Ah, sì? Io preferisco la scarica di mitraglia. Lei invece fa dei piccoli strilletti compiaciuti. Lei è troppo gentile, colonnello. Ma avrebbe dovuto conoscermi fra qualche giorno. Eh sì, le avrei risparmiato una grave delusione. Delusione? Non mi costringa a farle dei complimenti. Io piuttosto presentarmi in questo arnese. Ma sorvoliamo, sorvoliamo. È primavera, cosa ne dice di quattro passi al sole? Sì, con molto piacere. Ecco, credo. Pardon, bisogna avere fiducia nella primavera. Lei la sente? Moltissimo. La natura, la natura. Se lei osserva, perfino i vecchi tronchi secolari si inebriano di nuova linfa, i torrenti, i fiori, gli uccellini. Sì, certo, ma lei non è un colonnello, lei è un poeta. Scusi, sorella, non c'è tra voi una suora che si chiama Anna? Sì, sorella Anna, perché non è ancora suora. E non fa più servizio in questo reparto? Sì, ma da una settimana è in corsia e in sala di chirurgia. Da una settimana? Sì. E perché? Perché? Perché è così e basta. Andiamo, si metta giù, che è buono, se no ritorna la febbre. Dove l'ha conosciuta, sor Anna? Beh, come va, caro? Bene. Bene. Vedi che sono venuto a prenderti. Sa, ho trovato lavoro e... Adesso tornerai all'asilo. Rivedrai tutti i tuoi compagni. Sei contento? Verrai a trovarmi qualche volta? Tieni, Corrado. Ci ho messo un po' di tutto. Non lo dirà nessuno, eh? Tieni, tieni. E quando l'hai finiti, torna a trovarmi. Hai capito, caro? Grazie, suor Anna.
Ma c'è chi non crede ai miracoli. E ieri hanno tolto i punti, oggi già si alza. Andrea, cosa fa qui? Torna nella sua stanza. Sono venuto per parlarti, Anna. Torna nella tua stanza o chiamo gli inservienti. Non andrò via di qui se non ti avrò parlato. E io non ti ascolterò. Ma io ti amo, Anna. Tu devi ascoltarmi. Ho sofferto per tanto tempo. Anch'io ho sofferto, ma ora devi lasciarmi stare. Non tormentarmi più. Ti ho amato giorno per giorno. Le mie lettere senza risposta. Sai cosa vuol dire? Perché hai voluto scomparire così, Anna? Mi dicesti un giorno che dovevo saper morire. L'ho saputo fare, Andrea. E ora sto vivendo una nuova vita. Vattene via. Ma tu mi volevi bene. Dovevamo sposarci, Anna. Vattene, vattene. Ah, lei sta qui? Badi che la sua camera è pronta. Non puoi dirmi questo, Anna. Tu mi vuoi ancora bene. Ho saputo cosa hai fatto la notte quando mi portarono qui ferito. Lo avrei fatto per chiunque, Andrea, non l'ho fatto per te. Non mentire, Anna. Tu mi vuoi bene. Sì, ti voglio bene come voglio bene a tutte le creature colpite dal dolore. A tutti coloro che soffrono qui dentro. Ne conosco uno per uno. Sapessi quanti visi ho accarezzato, quanta povera gente ho consolato. Sì, capisco. Ma tu hai indossato quest'abito per difenderti, perché hai paura di vivere. Non devi aver paura, Anna. Tu sei una donna e una moglie è una cosa vera. Vieni via con me. Va, va via. Ancora non hai preso i voti, sei libera. Possiamo cominciare da capo una vita del tutto nuova. No, Andrea. Sono diventata una brava infermiera. I medici, i malati, le suore hanno bisogno di me. Tu non capisci cosa vuol dire quando ti accorgi che hanno bisogno di te. Anna, non farti tradire dai tuoi impulsi generosi. Nessuno ti chiede dei sacrifici. Non li devi a nessuno. Un ospedale non può essere la tua vita. Avrai una casa e dei figli da amare. Vai via. Guardami. Fra qualche giorno uscirò dall'ospedale. Mi raggiungerai. Io ti aspetterò. Oh, lasciami. No, no, glielo ho detto. Senza buono è inutile. Devi promettere, Anna. Sì, sì, ma vai via, vai via. Dio mio, Dio mio. Cosa fa lei qua? Lo sa che non deve alzarsi. Torni a letto. Ma guarda questi ammalati che passeggiano per i corridoi come anime in pena. È contro il regolamento. Torni col buono lei. Ma colonnello, le pare giusto che io sia costretta? Veramente io non sono della sua opinione. Ma perché, scusi? Ma come? E c'è andato via il 56? Eh sì, non l'ha visto. È disceso 10 minuti fa. Oh, bella. Essere ingiusta con me e con te stessa. Ti aspetto stasera alle 9 davanti all'ospedale. Ti amo. Faccia piano, eh? Grazie, sorella. Ah, e il libro, sorella. Sono arrivato a metà. Vorrei sapere come va a finire. Non tenga pure. Grazie. Thank you.
Permesso, permesso. Che è successo? Un disastro, uno scontro ferroviario sulla linea di Venezia. Moltissimi feriti e gravi. Mi chiami Solanna. Faccio preparare le sale d'operazione, presto, e mi chiami Solanna. Dov'è Solanna? Non so, professore, non l'ho vista. Sono qui, professore. Avverta tutti i reparti. Prepari subito l'altra stanza di medicazione. Suor Carmela, svegli il dottor Coloni e telefoni anche agli altri padiglioni. Chiami tutti i medici di guardia. Va bene. Prepari subito per i primi interventi. Prepariamo un'altra nottata, Solanna. Cosa vuole? È la nostra vita. Più invecchio e più me ne rendo conto. I giorni in cui fossi costretto a ritirarmi per sempre, a lasciare il mio lavoro, sento che non resisterei. Sa quali sono le persone che in fondo mi interessano? Che amo veramente? Sono gli sconosciuti che arrivano qua a chiedere il nostro aiuto e poi, dopo qualche tempo, se ne vanno senza conoscerci e senza dirci grazie. Che cos'ha, Solanna? Sì, capisco. Brava. Nella vita bisogna anche saper perdere. Non ho perduto, professore. Non ho perduto.